Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come impostare in modo sicuro il comando dell'ARM sulla Jumper T-Pro. Uno dei limiti di questa radio è di non avere i classici interruttori a levetta, cosa che rende problematico il comando dell'ARM. In rete sono apparsi alcuni video su come impostare l'ARM e il disarm su doppio comando, ma onestamente reputo questo metodo abbastanza sbagliato. Se da una parte sono d'accordo che il comando dell'ARM deve essere difficile da attivare, dall'altra per il comando disarm è vero l'opposto. Infatti per motivi di sicurezza il disarm deve essere la cosa più semplice e immediata da fare. Se l'ARM accidentale è una cosa che può essere messa in conto, al contrario il disarm accidentale non deve essere nemmeno preso in considerazione. Semplicemente quando avete un radiocomando in mano dovete essere responsabili di quello che state facendo e non ci deve essere nessuna cosa che faccia diventare il disarm complicato da fare. Questo perché in caso di panico o di un drone che va fuori controllo è essenziale che disarmare il modello sia la cosa più veloce, spontanea e immediata da fare. Per quanto disarmare con due switch momentanee non sia poi così complicato, va pur sempre contro questa regola. Per questo motivo in questo tutorial imposteremo l'ARM su doppio comando e il disarm su singolo comando. Iniziamo. Premo il tasto menu e vado alla pagina Logical Switch. Quindi premo Enter sul primo L disponibile, nel mio caso lo 01. Premo Enter su Funzione e giro la rotella fino a trovare Sticky. Quindi premo Enter. Scendo giù su V1 e premo Enter. A questo punto schiaccio l'interruttore che voglio dedicare all'ARM, in questo caso SC. Fate attenzione che la freccia deve essere rivolta verso il basso, quindi premo Enter. Scendo giù su V2 e premo di nuovo la switch che ho scelto per l'ARM. Anche questa volta la freccia deve essere rivolta verso il basso. Ricapitolando, dobbiamo creare una logical switch con funzione sticky, V1 SC freccia verso il basso, V2 SC freccia verso il basso. A questo punto mi sposto sulla pagina Mixes. Vi ricordo che se state usando ExpressLRS dovete impostare il comando dell'ARM sul canale numero 5 e comunque anche se state usando un altro sistema è una buona abitudine fare in questo modo. Mi sposto in Source e premo ancora Enter. Giro la rotella fino a trovare L01, che è la logical switch che ho creato prima. Ovviamente per me è L01, ma se voi avete creato il comando sticky su un altro numero, inserite quello. Premo 3 volte indietro per uscire. Adesso vado nel canale numero 6 e premo Enter. Mi sposto in Source e premo Enter. Ora clicco l'interruttore che voglio dedicare al pre-ARM, nel mio caso SD. Premo di nuovo indietro per uscire. A questo punto premiamo il tasto Selezione per vedere il channel monitor e capire meglio come si comportano gli interruttori che abbiamo appena creato. Come vedete nel canale numero 5 ogni singola pressione fa passare SC dallo stato di acceso allo stato di spento. Il canale numero 6 invece rimane attivo fin tanto che teniamo premuto SD e se lo rilasciamo si disattiva. Questa condizione è perfetta per impostare il comando dell'ARM su SC e il pre-ARM su SD. Spostiamoci su Betaflight per completare le configurazioni. A questo punto impostiamo il comando dell'ARM sull'AUX1, la barra arancione deve stare tutta a destra. Poi impostiamo il comando del pre-ARM sull'AUX2, anche in questo caso la barra arancione deve stare tutta a destra. In questo modo il modello si armerà quando l'interruttore sarà sulla parte alta, ma solo se a sua volta il pre-ARM sarà attivo. Passiamo ad un drone vero e proprio per capire meglio come si comporta. Come vedete, premendo il tasto ARM, il drone non si arma.
Questo perché per far partire i motori è necessario dare il doppio comando premendo anche il prearm. A questo punto per disarmare il modello basterà semplicemente la pressione di un singolo tasto, ovvero quello che usiamo per armare. Quindi per armare è necessario dare il doppio comando, mentre per disarmare dobbiamo usarne solo uno. Perfetto, per oggi è tutto, questo era il mio tutorial su come impostare in modo corretto l'arm e il disarm nella Jumper T Pro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.